Come mangiano la pizza i napoletani? Forchette e coltello oppure con le mani? Ha destato non poche polemiche l'azzardo del sindaco di New York, De Blasio, di origini campane, di mangiare la pizza con le posate. Secondo la tradizione andrebbe gustata con le mani, ma non è propriamente così, come spiega il noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo. La pizza in effetti, se non è una pizza a portafoglio, che come tutti ben sanno si piega a libretto, cioè in quattro e si mangia, se parliamo della pizza del piatto ovviamente va cominciata a mangiare con l'utilizzo di forchette e coltello, perché diciamo non ci sarebbero altri modi per una pizza così grande che supera pure 30 cm di diametro di poterla mangiare. Ovviamente con la forchetta e il coltello, come credo stia facendo il sindaco di New York, si taglia il triangolino e poi si continua sempre con la forchetta e con il coltello mangiando la punta del triangolino, per poi finire nella maggior parte dei casi con le mani. Anche gli stessi napoletani trovano difficoltoso mangiare con le sole mani ed anche i turisti confermano che è quasi impossibile senza il supporto delle posate. La mangiano con prima la taglio e poi con le mani, cioè classico napoletano, si mangia la pizza così. Io sono spagnola e qua io mangio la pizza con la forchetta, ma in Spagna la mangio con la mano, ma qua non è possibile.